Eccoci ancora qua ragazzi, di nuovo a parlare di scarpini sul nostro amato sito. Ancora una volta Universo ci ha dato la possibilità di avere una location adeguata. Quest'oggi andiamo ad analizzare la collezione Nike Clash per gli europei 2012 di Polonia e Ucraina. Allora, eccoci qua, vedete subito una cosa importantissima, ovviamente tutti attenti, mancano le CDR 360, non ce ne siamo dimenticati, ma bensì è semplicemente per il fatto che ormai è risaputo, pur essendo una scarpa assolutamente bellissima di qualità, abbiamo deciso di analizzare nello specifico vapor, tempo e T90, in quanto sapete ormai tutti che le CDR con la prossima stagione presenteranno il nuovo scarpino, le Maestri 3, quindi comunque ormai la scarpa è stata lista in lungo e largo, dobbiamo concentrarci su questi altri tipologie di scarpini. Ma andiamo nel dettaglio. Allora, la scarpa che più ci ha sorpreso esteticamente, ormai l'abbiamo anche detto più volte nei vari post, è la T90. Qui Universo ci ha dato possibilità di verificare la T90, la Shoot, quindi una delle versioni più economiche. Possiamo subito notare come il colore sia molto appariscente per la parte diciamo posteriore, mentre per la parte anteriore, come per tutte le scarpe della collezione Clash, è stato mantenuto questo bianco ottico. Nelle versioni diciamo top di gamma ci sono anche in serigrafia appunto le tonalità di colore che rappresentano appunto le scarpe, quindi vedrete cifrate sia per le T90 che per le Tempo, che per le Vapor, che per le CDR, che sono di un bianco e nella parte posteriore di un azzurro. Ma ritorniamo alle nostre T90. La scarpa di per sé, diciamo appena uscita, esteticamente non era stata apprezzatissima da tutti, in quanto comunque la parte diciamo regina delle T90 per il tiro, il controllo di palla e tutto era comunque sempre di un colore a contrasto con gli altri colori della scarpa. Questa uniformità di colore gli dà sicuramente un aspetto estetico migliore, ma avete potuto vedere pieni di rune e Utelar in queste ultime apparizioni. Diciamo che nel complesso la scarpa non cambia caratteristiche tecniche in maniera particolare, noi comunque la riteniamo uno di quegli scarpini che, seppur essendo una tomaglia sintetica, in tutte le sue versioni dà ampie garanzie e lo consigliamo magari un po' ai giocatori diciamo difensivi, ma che amano spingersi in avanti, come possiamo vedere Snyder, anche trequartisti, quindi una scarpina veramente che va bene a tutto punto. Cosa importantissima, è uno degli scarpini adatti per le piante larghe, quindi è importante ricordarlo, è una cosa comunque che ci chiedete spesso, quindi importantissimo, il T90 ideali per diciamo, la tipologia di giocatore di piedi, ecco, di giocatore che comunque ha bisogno di una pianta un pochettino più larga. Andiamo sul tempo, questa è la colorazione in bianco e in nero, quindi i due colori basici e classici come la Tempo e del resto una scarpa classica. È l'unico scarpino che Nike presenta anche nella versione Elite, quindi la versione con la sola in carbonio. Noi qui abbiamo una versione Natural che è una delle più economiche, ma che comunque per il rapporto prezzo-qualità posso dire assolutamente con estrema certezza che dà comunque una buona sensazione al tatto. Da tempo ormai la conosciamo, l'abbiamo vista, scarpa dalla calzata abbastanza stretta, quindi consigliata per diciamo calzati piedi abbastanza stretti. Ha dopo la sua ultima innovazione preso un po' la strada delle Vapor sulla tipologia di scarpine, sta molto alleggerita, ma mantiene i suoi materiali ottimi e le sue caratteristiche principali, quali sono il tocco di palla, il comfort e da non dimenticare la tacchettatura con tacchetti conici che poi alla fine è una delle più apprezzate. Abbiamo visto anche ultimamente come i pro gradiscano montare la suola delle Tempo anche su CDR o su altri scarpini che comunque li rappresentano. L'ultima scarpa che andiamo ad analizzare, ultima, non certo in ordine di gradimento, è la Vapor.
abbiamo visto che il Tejin dall'ultima versione è cambiato molto, abbiamo visto la nostra recensione sulla prima Vapor uscita e tutto quanto. Questa Vapor dei mondiali, forse possiamo dire tranquillamente tra le quattro è quella che come colore è il più appariscente, magari il meno gradevole subito visivamente, ma come tutte le Vapor, appunto, rappresentando la velocità e giocatori come Cristiano Ronaldo, Ribéry e via discorrendo, è sempre comunque la scarpa che punta sull'essere appariscente, sulla visibilità. Quindi presenta la parte frontale bianca e la parte retro di questo, diciamo, rosso salmone, sempre colori abbastanza ambigui per le Vapor, ma comunque la scarpa mantiene delle caratteristiche importanti. Qui tra le mani abbiamo la Miracle, quindi è lo scarpino, diciamo, un segmento economico, ma che mantiene una qualità di scarpa molto alta. È uno forse degli scarpini più graditi della parte economica per quanto riguarda le Vapor. La scarpa non presenta la versione Elite come abbiamo visto anche nella colorazione manga e nella colorazione bianca, quindi si ferma alla Vapor. Nel modello top di gamma abbiamo la versione FG, come abbiamo già visto, che ripropone i due tacchetti posteriori e la tacchettatura solita per l'anteriore, e la suola SC che è prevista per tutte e quattro le colorazioni Clash degli Euro del modello originale. Qui abbiamo anche la Vapor in color mango che abbiamo voluto riproporre per comunque confrontarla con lo scarpino Clash. Personalmente preferisco comunque la colorazione degli europei, perché la mango, pur essendo uno scarpino assolutamente bello e tutto, però forse è un po' troppo eccessivo. Comunque c'è anche la colorazione bianca per questo scarpino. E abbiamo una serie di prodotti che comunque Universo Sport ci ha dato la possibilità di mostrare a tutti voi, i parastinchi per le Vapor, i soliti con il calzino, che ritengo una delle innovazioni per i parastinchi, importantissima, comodissima, io personalmente la preferisco. E poi abbiamo i due parastinchi di 90 che in questo presentano la camigliera incorporata, mentre nell'altro abbiamo il velcro, e quindi per chi invece la camigliera non la preferisce. Niente, è tutto ragazzi, io vi saluto, spero anche questa volta di aver fatto un servizio importante per voi e per tutto il sito. Ci vediamo alla prossima e mi raccomando, postate, commentate, tenete tutto quello che volete, siamo a vostra disposizione. Ciao ragazzi.